In questo numero del Salus TG, il 64% dei malati di tumore è malnutrito già alla prima visita, a dimostrarlo uno studio italiano. Quasi 9 donne su 10 sono caregiver e assistono i familiari ogni giorno. Per il 94% dei neurologi, i pazienti arrivano con una diagnosi fatta sul web. Malnutrizione, anoressia, perdita di appetito e di peso sono disturbi comuni nei pazienti con cancro sin dalle prime fasi di malattia, rilevabili già alla prima visita oncologica. A fotografare per la prima volta lo status nutrizionale di quasi 2000 pazienti italiani in occasione della prima visita oncologica in 22 unità di oncologia nazionale è lo studio Premio dell'Università Sapienza di Roma, che ha valutato la prevalenza della malnutrizione in oncologia. Prima di iniziare la chemio o la radioterapia, circa il 64% dei pazienti ha già perso peso quando si presenta per la prima volta all'oncologo. Ci sono alcuni tumori dove la perdita di peso è molto importante, addirittura può essere un primo sintomo di malattia oncologica, e altri tumori nei quali invece la perdita di peso è meno frequente. Si scrive caregiver, chi si prende cura, ma si legge donne. È questo infatti il ruolo che svolgono quotidianamente quasi 9 italiane su 10, vere e proprie manager delle cure familiari che assistono un parente ammalato o disabile e parlano con i medici di famiglia, pediatra, cardiologo, oncologo e così via. E che per conciliare esigenze familiari e lavorative trascurano gli interessi personali e persino la salute, e in alcuni casi sono lasciate sole nella gestione della propria malattia, anche se grave. È quanto emerge da un'indagine Ipsos. Il fenomeno Dr. Google non conosce crisi, anche nella medicina specialistica. Il 94% dei neurologi ha ricevuto pazienti che si erano fatti una autodiagnosi e il 57% risponde ai pazienti tramite WhatsApp, anche fuori dall'orario di lavoro. E quanto emerge dai primi risultati della ricerca Neurologia 3.0, siamo pronti? A cui hanno partecipato circa 200 specialisti.